questo viaggio, questa avventura alla scoperta delle Marche. E oggi andiamo a... dove andiamo? A Sarnano. Ah, Sarnano, va bene. Andiamo a Sarnano. Andremo a visitare delle cascate e poi ci sarà anche una piccola sorpresa per gli appassionati delle vette. Secondo la guida scout che state vedendo lì, in pratica adesso faremo tutto il viaggio qui, ne siamo qui, adesso andremo qui alle cascate dell'antico molino, poi cascate dell'Uvagnato e poi le cascatelle e poi si ritorna qui e poi ragazzi, poi si va a mangiare perché dopo tutta questa strada si va a mangiare. Lo scout aveva ragione. Come sempre, la giuremo. Allora ragazzi, adesso stiamo facendo il percorso delle cascate perdute. Si chiamano cascate perdute perché in pratica fino al 2020, quindi fino a poco tempo fa, non erano mai state valorizzate, quindi solo diciamo le persone del posto, quindi le persone di Sarnano o comunque dei paesi qui vicino ci andavano, sapevano esattamente dove si trovavano. La prima che andremo a visitare la cascata dell'antico mulino, anche per un inesperto come me di questi posti di escursionismo è molto facile arrivare. È impressionante, gli schizzi d'acqua arrivano fino a qui. Adesso non si sentirà niente perché sicuramente c'è la cascata che fa casino, quindi signora cosa ne pensa di questa cascata? Si può tornare? No, va bene, hai ragione. Cosa stavi dicendo, scusami? Ho visto Beatrice, l'ho portato in grembo, l'ha portato sulle spalle, ha cagato cazzo. Giusta osservazione. Allora adesso dopo questa salita ci dirigiamo alle cascate dell'Uvagnato. Ragazzi adesso il nostro obiettivo era andare alle due cascate, però ci hanno detto i ragazzi che abbiamo incontrato che in pratica dopo le piogge di questi giorni le varie alluvioni non sono tanto praticabili, soprattutto se si hanno bambine piccole come la nostra. Quindi adesso andiamo a mangiare, ci ricarichiamo e poi non lasciate il video perché
viene la parte più bella. Le altre due cascate e Sarnano nello specifico ve la farò vedere io personalmente, ci ritornerò, non vi preoccupate ragazzi, continuiamo. È arrivato il momento di mangiare, c'è la pappa, quindi passo e chiudo. A few moments later. Allora ragazzi, ecco il posto magico. La pace. Allora, adesso io direi cambio scarpe. Cambio fatto. Quel monte lì a forma di faccia, in realtà l'abbiamo già visto, qui ci ho già portato qualche anno fa. Se vi siete persi il video ve lo lascio in descrizione e anche qui in alto nella scheda. Quello è il monte dell'Ascensione. Se lo guardate bene di profilo sembra il profilo di una donna che dorme. La natura, eh? Adesso ci stiamo dirigendo ai piani di Ragnolò o Ragnolo. In pratica è una sorta di piccola castelluccio perché ci crescono, da quello che ho letto, una variata quantità di piante selvatiche, anzi orchidee selvatiche, 50 o 51 specie ci dovrebbero essere. Se siamo fortunati, già qualcosa della fioritura, cioè è una fioritura del tutto naturale, a differenza di Castelluccio che per un buon 80% è artificiale, quindi vediamo se siamo fortunati. Quella zona lì, diciamo quasi semipianeggiante, sono i famosi piani di Ragnolò. La fioritura non l'abbiamo beccata, vabbè. Se vi state chiedendo perché vi ho portato qui, perché questa è anche soprannominata cima panoramica dei Monti Sibillini, quindi significa che da qui più o meno si possono vedere, quando non c'è tanta foschia, la maggior parte della catena montuosa dei Monti Sibillini, anche perché, come avete letto dal titolo, questo è uno speciale, 9.000 iscritti,
non vi nego che puntiamo ai 10.000 tutti insieme. E vi ho portato qui perché, come in tutte le cose, come in questa giornata dove siamo passati da Grotta a Mare, che è a livello del mare, fino a qui, che sono 1537 metri, qualcosa di più, qualcosa di meno, per raggiungere le vette, che cosa bisogna fare? Bisogna impegnarsi, bisogna sacrificare del tempo, tempo allo svago, tempo alla famiglia, tempo un po' per tutto. Poi alla fine, dopo tutti questi sacrifici, ne valsa la pena, perché dopo, quando si arriva in vetta, il panorama è stupendo. Ragazzi, eccoci qui, finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati sulla vetta. Adesso io direi che questo viaggio insieme merita un piccolo ricordo che voglio lasciare qui. Non vi preoccupate, niente che dovrebbe inquinare l'ambiente. Oggi festeggiamo insieme e superiamo insieme i 9.000 iscritti al canale. Ovviamente non è tutto a merito mio, in merito anche vostro, scusate che sono affannato, come in tutto questo percorso per il mio canale YouTube. Questo ormai lo conoscete bene, è il mio logo di Predditec. Quindi direi di lasciare questo, che è legno e non dovrebbe causare problemi all'ambiente, e scriviamo una bella dedica. Grazie per il traguardo, 9.000 iscritti. Eccolo qui. Grazie per il traguardo, 9.000 iscritti. Adesso farei una bella cosa. Qui sicuramente c'è, come al solito, un almanacco dove sono stati lasciati dei segni, dei ricordi da tutte le persone che sono state qui. Lo voglio lasciare anch'io. Mettiamo qui su una delle ultime pagine la nostra dedica e ci lasciamo anche questo. Vediamo una cosa che poi vedrete probabilmente su Facebook. Amici, l'avventura di oggi si conclude qui. Vi ringrazio e vi voglio lasciare con un mio pensiero. Se credete in qualcosa, se state facendo qualcosa, se state investendo energie in qualcosa, in un vostro progetto, lasciate perdere tutto quello che vi dicono le altre persone, perché se siete mossi da una passione, sicuramente non state facendo la cosa sbagliata. In questo mondo ormai piatto abbiamo bisogno di persone appassionate. Ci vediamo nella prossima avventura e grazie ancora.